A scuola, secondo noi, oggi non risulta al passo coi tempi. Ma cosa vorrebbero i ragazzi della scuola? Per i giovani, l'insegnamento e l'educazione dovrebbero risultare più intrattenitivi e coinvolgenti. Studiare sui libri e anche attraverso documentari e film può interessare di più le generazioni moderne, abituate a concetti semplici e diretti? Integrare libri di testo con tablet e schermi interattivi potrebbe rendere più coinvolgente l'insegnamento? Potrebbe il progetto Avventura presentare una risorsa per la scuola del futuro? Cosa vorresti dalla scuola del futuro? Vorrei utilizzare gli ebook al posto dei libri e vorrei mettere gli armadietti al posto degli zaini pesanti che portiamo ogni giorno. Il progetto Ambientool rappresentare una risorsa per la scuola del futuro? Certo, perché comunque a noi insegna come si scrivono articoli e adesso non ci sono molti giornalisti, o meglio, sarebbe meglio se ce ne fossero di più. Quindi comunque penso di sì, perché ti dà anche delle basi per un stabile impiego. Professoressa, cosa vorrebbe dalla scuola del futuro? Ma la scuola del futuro vorrei e desidererei ardentemente che si adattasse alle esigenze dei ragazzi del futuro. In collegamento telefonico con la professoressa Emanuela Scandurra, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Berio Colloni di Colonna, a cui porremo alcune domande. Dalla scuola del futuro vorrei tanto che i ragazzi imparassero a chiedere aiuto, perché nessuno di noi è autonomo, i nostri limiti finiscono dove invece comincia la forza dell'altro e viceversa, su tutti i fronti, dal punto di vista della cultura, dal punto di vista affettivo, dal punto di vista dell'impegno sociale. Questo mi auguro. Pensa che l'uso della tecnologia potrebbe aiutare l'apprendimento dei ragazzi nel futuro? Certo, come no, la tecnologia non è né buona né cattiva di per sé, la tecnologia è uno strumento per cui dipende da come la si usa. Anticamente c'era la penna d'oca, poi c'è stata la biro e oggi ci sono i computer e le LIM, non sono né buoni né cattivi da soli, ampliano tantissimo le possibilità di comunicazione e come tali le potenzialità dei ragazzi, degli scambi, appunto degli aiuti, del proprio impegno per cercare di contribuire a migliorare un pochino il mondo nel quale viviamo. Però ovviamente bisogna saperlo usare, quindi la scuola deve insegnare proprio questo, le chiavi per potersi non perdere, non dipendere dalle nuove tecnologie, ma utilizzarle per migliorare il mondo. Da Colonna, per giornalisti nell'erba è tutto.